Chissà come cavolo c'è finito qui sto palloncino. Ma proprio in questo momento che ho scritto quell'episodio di Io recensisco. Mi sa che la sto prendendo troppo sul serio. Ciao Giorgi! Che fai? Non saluti? Non vuoi dirmi ciao? Oh, non vuoi dirmi ciao? Non lo vuoi un bel palloncino colorato? Mi dispiace, non prendo niente dalle persone che non conosco. Me l'ha detto mio padre. Ah, devo ammettere che tuo padre è un uomo saggio, Giorgi. Davvero, tuo padre ha ragione. Allora, Giorgi, mi voglio presentare. Io sono Pennywise, il clown danzante. Tu, invece, sei Giorgi. Così adesso ci conosciamo. Dico giusto? Credo di sì. Adesso devo andare. Andare? E non la rivuoi? Questa? La mia barca! Dici giusto. Forza, Giorgi, prendila. Oh! La rivuoi la tua barchetta, non è vero? Certo che la rivuoi. E ci sono anche lo zucchero filato, la cioccolata, le giostre e tante altre sorprese qui sotto. E tanti palloncini tutti colorati. E galleggiano? Oh, sì. Certo che galleggiano, Giorgi. Tutti galleggiano. E anche tu, se verrai qua giù con me, galleggerai, Giorgi! Avete mai provato quella sensazione dietro la schiena che vi spinge a camminare più velocemente di quanto lo state già facendo? O che vi pone di fronte all'istinto di dover addirittura correre senza avere il coraggio di voltarvi? Iniziare a sudare leggermente, quel poco da far aumentare i battiti del vostro cuore che in un attimo rimbombano in tutto il corpo. Io sì, si chiama paura. E non ammettere di averla sarebbe come negare di avere sete di un bicchiere di acqua fresca dopo aver mangiato un gelato più freddo dell'acqua stessa. Ecco, secondo me la paura è così. Certe volte, nonostante il tuo corpo ne abbia già ricevuto abbastanza, la curiosità ti spinge ancora e sempre di più a provare quel brivido che ci rende vivi da una parte e terrorizzati a morte dall'altra. La storia di It, il pagliaccio, Pennywise, ci racconta esattamente cosa vuol dire avere paura. Per quanto bizzarro possa sembrare, questo qui è il film che mi ricorderà per sempre la mia infanzia. Perché un film del genere, visto in un'età parallela a quella dei giovani protagonisti, ti porta a vestirti addosso le vicende di It il clown. E perché no? A volte anche a riviverle in qualche incubo. Stephen King contrappone due realtà di una gioventù spaccata da due diversi modi di viverla. Ovvero la semplicità di costruire una diga insieme ai propri amici dopo scuola, a quella di distruggere questa diga e perseguitarne i costruttori. Immaginate una storia che parla di sette ragazzi che dopo aver passato l'adolescenza insieme cercando di combattere lo stesso incubo rivelato in forme diverse se non per quella del clown, si ritrovano a distanza di anni con ognuno la propria vita, sparsi per il mondo, ma con ancora un forte legame che li rende inseparabili, il ritorno di quest'incubo, It, il pagliaccio.
Tim Curry, un attore divenuto un mito grazie ad interpretazioni come queste, capace di alternare il terrificante sguardo assassino del clown ad un giocoso atteggiamento folle dello stesso. È un po' giovane per te, non credi, Ricci? Bip bip, Ricci, sono qua sopra, Ricci, ho un bel palloncino per te. Non lo vuoi un palloncino? Che cosa ti prende, Ricci? Un palloncino solo non ti basta? Ce ne sono tanti altri! È la tua ultima possibilità, Ricci! Vattene! Vattene subito prima che faccia notte! Ormai sei troppo vecchio! Tutti voi siete troppo vecchi per fermarmi! Mi scusi, signore! Lo sa qual è il colmo dei colmi per un giardiniere? Non lo sa? Scordarsi di annaffiare i nonti e scordar di me! Ultima possibilità, vattene! It ha una sua storia, ma è solo sua. Parliamo di un clown che perseguita soltanto le menti più vulnerabili, e quindi quelle dei bambini. Cerchiamo di capire un attimo questo punto importantissimo sul quale si basa questo capolavoro. It è un clown capace di far riaffiorare ogni incubo, il peggiore, ad ogni bambino, impersonandolo personalmente e fisicamente. E quindi nella sua lunghissima vita da mostro ha consumato molteplici omicidi, seminando il panico ovunque andasse. E per chi non uccidesse, riservava un trattamento psicologico talmente terrificante che non li avrebbe mai abbandonati, neanche una volta divenuti adulti. Proprio come succede ai 7 protagonisti del film. Stephen King vuole far capire che It non colpisce la mente adulta con la sua malvagità, perché la maggior parte delle menti adulte hanno ormai cancellato quella parte bambina che ti permette di avere paura e di conseguenza di credere in qualcosa. Dimostrando così che un altro male capitanato dai soldi, il potere, la bella vita e il lusso è più forte perfino di un clown capace di uccidere attraverso gli incubi di un bambino. Io ormai, conoscendo il film benissimo sotto ogni aspetto, ho riordinato un pochettino le idee e ho capito che in una frase il film ti vuole dire questo: se credi in qualcosa, provi paura; se non credi in niente, non provi emozioni; ma se credi in qualcosa che ti fa paura, vuol dire che non hai paura di credere in niente. Ragazzi, guardate, è lui, in una foto di 200 anni fa, è It, è sempre stato qui. Vi ucciderò tutti, non vi salverete! Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti! Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto! Sono il più spaventoso dei vostri incubi diventato realtà! Conosco le vostre paure, vi ammazzerò uno ad uno! Non serve dire altro per una storia che ha dell'incredibile quando si parla di narrazione, emozioni, suspense e momenti cinematograficamente indimenticabili. Ma voglio dirvi una cosa prima di lasciarvi e ritrovarci qui settimana prossima. Se voi aveste una paura che vi portate dentro fin da quando eravate bambini, e magari questa paura l'avete rivelata soltanto ad un vostro amico che neanche sentite più, e non ne potete parlare con i vostri genitori perché non vi crederebbero, e questa paura si rappresentasse, come per i 7 fortunati, sotto forma di un pagliaccio capace di diventare ogni vostro incubo. Ammettiamo che tutto questo sia vero, anche soltanto nella vostra mente. Riuscireste a percorrere il tragitto che c'è dalla vostra camera fino al salone di casa vostra e non pensare di poter trovare, anche solo per un attimo, It, il pagliaccio, Pennywise, seduto comodamente sul vostro divano? Rifletteteci. Alla prossima. Stop. Perfetto. Ho fatto tutto. Smonto qua. Non è possibile.
Ciao Michele, lo vuoi un palloncino? Galleggia, e anche tu se vuoi galleggerai.